Il santuario della Santissima Trinità fa parte di quei luoghi dove la presenza del Dio invisibile diventa visibile. Tutto si immerge nell'azzurro del cielo. Ovunque posi lo sguardo, respira spiritualità. Tre grosse fenditure verticali tagliano in perpendicolare gli strati rocciosi del promontorio. L'acqua è profonda e cristallina. Numerosi sono i diving club che utilizzano lo specchio acqueo, attraverso questo stretto passaggio, una discesa lunga 35 scalini ci conduce verso la cappella del Santissimo Crocifisso. Migliaia di pellegrini ogni anno visitano il santuario riuscendo a coglierne la sacralità. Da lontano la caratteristica forma della facciata in stile moresco catalano. Superato il cancello si presenta una scalinata che conduce al portale della chiesa. Questo sorse nel 930, dove il Bosco non aveva ancora cancellato i ruderi di una lussuosa villa romana, quella del console romano Lucio Munazio Planco. La storia dei missionari del Pime affonda le sue radici nel lontano 1850. In questa cappellina il Papa soleva raccogliersi in preghiera. Durante la sua lunga permanenza a Gaeta, il Pime fino ad oggi ha dato al mondo più di 1700 missionari. Il Pime può vantare la costituzione di vaste e numerose diocesi in tutti i continenti con la formazione di missionari locali, a cui affida la responsabilità e la cura spirituale dei fratelli indigeni.